Ecco l'inviata meravigliosa, eccola qua. Ciao Antonella. Eccola qua. Oddio. Antonella, Dio mio, come ti sei vestita in cucina. Girls, sono vestita ad hoc come al solito, il look perfetto. A Mauro, ma sugli gnocchi a matriciana, ma che ci mettiamo, il pecorino o il parmigiano? Pecorino, Antonella, ci devo mettere il pecorino. Buongiorno. Buongiorno. Ci devo mettere il pecorino. Antonella, ma chi è lui? Un attimo, belle. Sono nella trattoria più famosa che ci sia, la trattoria della Soralella, e sono qui con Maurone. Mauro. Lui si presenterà, io continuo a cucinare. Devo impiattare, lo so. Buongiorno, sono Mauro, nipote della Soralella. Buongiorno Paola, buongiorno Simona. Ciao Mauro, buongiorno, ben ritrovato. Grazie Paola, buongiorno. 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 E sono il nipote della Soralella, insieme ai miei fratelli Renato, Elena e Simone, portiamo avanti la tradizione di nostro padre Aldo, che è il figlio della Soralella in Artamleto, e da 30 anni, quando nonna non c'è più, portiamo avanti la tradizione romana tipica. Giammani, ammazza. Il pecorino, ci devi mettere il pecorino. Vai. Porta avanti benissimo la tradizione. A pioggia, fermati. A pioggia, vai. Ma porta, i piatti sono squisiti. Sì, che poi dopo questi marabbano domani questi. Porta bene comunque. Dovete sapere, anzi voi lo saprete, che qui si mangiava benissimo. Voi già c'eravate all'epoca. E venivate a mangiare. Guarda, quando io ti c'era devo dire che sono venuta a cena lì. Io non ero ancora nata. Invece io sono venuta e c'era la Soralella e sono molto fiera e orgogliosa di questo. Che meraviglia. Grazie. E tu hai l'età mia, anzi sei un po' più grande Paola, di io me. Io invece... Ecco. Ti vorrei dire, ma non importa, chi è questo signore che ci ha seduto a tavola? Ti sei mangiati te? No, ma che mi sono mangiata? No. Bello, sta calmo, che sennò mi innervosisco. Lui è Luigi. Luigi, bello, questo bel ragazzone. Luigi, di il tuo cognome, Luigi, no? Luigi Nicola Smartini, abbiamo fatto pure le prove. Ma non me lo ricordavo. Insomma, Luigi, dovete sapere che è un grande attore, un grande ex ristoratore, e che ha fatto uno spettacolo ideato da Maurone. Io saggio. Che si intitola Acqua e Sapone. Non magnate, se magna, in diretta se magna. Acqua e Sapone? No. Acqua e farina. No, acqua e la farina. A Gips. Guarda, ma sfianca... M'ha sfiancato, Mauro, immagina noi. Acqua e la farina. Ciao a tutti, uno spettacolo. Ma no, ma girls, ma cosa dite? Avete svelato pure la mia età, non si può credere. Uno spettacolo appunto dove si parlava di Aldo e Soralella, giovani, due fantasmi all'interno della trattoria, poco più che trentenni, dove ci raccontavano e ci riportavano alla storia della Roma, Roma città aperta, i soliti ignoti. Li avete visti, vero, quei film, o li avete fatti? Sempre i fantasmi, abbiamo detto, no? C'è un fantasma al cielo! E io dicevo, grazie a Mauro vivo questa Roma perché facciamo delle belle passeggiate e mi porta a vedere i luoghi dove sono nati, cresciuti, Lella, Aldo, Fabrizi, e il microfono se ne va. E il microfono se ne va! E io volevo sapere, ma scusami, le ragazze sono due pettegolone e vogliono sempre sapere delle cose segrete. Ora tu mi devi svelare una cosa segreta di Aldo Fabrizi e della Soralella. Tipo, allora, litigavano sempre, vero? Ma te chi? Ma chi sai? Tutte fregnacce. Allora, uno dei ricordi più belli che veramente... Quando zio Aldo veniva qui a mangiare, si mettevano seduti al tavolino. Non mangiavano. E per un minuto e mezzo rimanevano in silenzio, si guardavano in modo amorevole, si trasmettevano... E lì in quel momento si sprigionava, non so per quale motivo, ma mi è rimasto impresso, da tutte e due... Un profumo di lavanda e di sandalo che ho porto ricordo per tutta la vita, perché profumavano sempre. Oh, ma io sono entrato e ho sentito il profumo di lavanda e di sandalo. Sono loro. Ma allora ci sono i fantasmi. Caspita, ma infatti qui avete un mausoleo, ragazzi. Ci sono delle foto bellissime. Ad esempio, torniamo a Acqua e Sapone, dove la Soralella ha vinto l'Oscar. Sì. Ah, quello è il film. Davide di Donatello. Davide di Donatello, l'Oscar italiano. Ah, già, il Davide di Donatello. Certo. Io qui però ho uno scoop, girls.
Io so che Aldo Fabrizi, prima di darle il David, ha detto della sora Lella, e non magnà, ma no, siamo in diretta, ha detto della sora Lella, ma se non sa recitare, ma com'è che gli date il David? Tutto falso, tutto falso. Okay. Lo accompagno Enzo De Caro. Ma chi te dà queste informazioni? Ma chi te dà? Tu so? Te devi documentare prima di dire una cosa. Perché ma fa sempre così. Dici tu, ma ho detto tu qualcosa. Salutiamo Enzo De Caro, grande amico. Grande, anche ciao Enzo, anche tu sei un grande amico. Adesso Mauro, tu mi devi dire come la sora Lella, che era una grande attrice, conciliava il lavoro di attrice con quello di ristoratrice. Ah no, per lei è una cosa naturale, lei era sempre se stessa. Lei veniva qui dopo aver girato sul set, veniva qua e qui c'era la processione. Me lo ricordo. La gente entrava, solo lei fotografo, lei articoli. Una volta, due, tre, quattro, la decima persona dice oh. E qui dovete venire a mangiare, mica mi potete eccetera, eccetera, esatto, eccetera. Esatto. Voi sapete, e battute di nonna, no, a Roma, no. E quindi però molto, molto carinamente, no, perché sai che a Roma dire qualche parolaccetta è un attributo d'affetto. Ma sì, è un rafforzativo. Io sono venuta qua per mangiare. È un rafforzativo. Allora, volevo mangiare, aspetta un attimo. Però... siccome girls so che voi mangiate e bevete alla grande, vero? Mauro ti invita a venire a pranzo qui oggi. Certo. Qui solo verdura, sei a dieta. Cicoria ripassata, puntarelle. Du puntarelle con l'aglio, che poi l'alito però so cavoli. Io vi leggerei il menù. Vai. Che vai. Dite? Così ordino chiudiamo per voi e poi voi venite cosa, direttamente solo, qui. Allora, solo andiamo avanti. Vai. Va bene, va bene. Vai. Anche se io sono sempre a dieta, lo sapete. Allora, vai. Gnocchi di patate di tarquinia alla matriciana. E sono questi che mi bagno dopo. Buoni. Tonnarelli alla cuccagna. Ma okay, come sono? Sono casa salsicce e noci. Poi qui non riesco a leggere bene. Che c'è scritto? Cannolicchi alla mattacchio. Antonella, facciamo così. Metti gli occhiali. Oh, ma che ci sono i fantasmi? Antonella, metti gli occhiali. No. Leggi il menù con calma. No, li ho di là. Noi gli occhiali. Vi salutiamo. Qualcuno mi porti gli occhiali. No, no, no. No, no, mi prendo. Se cioè, lo urlo. A un certo punto c'è il TG2, Antonella. Poesia sulla matriciana. Prendete il guanciale e tagliatelo a listarelle, che sia di mezzo decimetro, l'essenziale è farle belle. Mettetelo in padella e fatelo croccante. Sfumate al vino bianco, mi raccomando che è importante. Una volta evaporato, aggiungete il pomodoro pelato e schiacciatelo con la forchetta. Con la polpa che si scioglie, vi è più buona sta ricetta. Mi raccomando, non vi fidate di chi ci mette la cipolla e di chi vi dà la mano molla. Buon appetito! Buon appetito! Grazie! Grazie! Ciao. Grazie! Ciao. Grazie mille! Grazie Antonella! Ciao. Grazie!